Ciao a tutti cari amici, sono Diegoz e oggi andrò a montare questo videogioco portatile un po' retro, è il Tetris, preso su AliExpress, ma ora bando alle ciance e inizio a montarlo. Il kit in questione è questo, lo trovate a 12,75 euro, scontato, ma in realtà se usate gli sconti in descrizione lo pagherete ancora meno. Il foglio illustrativo ci indica dove vanno i componenti e dei consigli sul montaggio. Troviamo comunque anche un codice QR che ci manda un video. Nel nostro kit, oltre che al PCB con la serigrafia fatta benissimo, infatti ci indica quali componenti mettere dove, è un PCB a doppia faccia, è fatto bene, solido, si vede anche le piazzuole sono fatte proprio bene, il case in plexiglass. I due display a punti, display con le cifre, il processore col suo zoccolo, una resistenza, un condensatore ceramico, un condensatore elettrolitico, un transistor, un connettore USB, un pulsantino, sarà quello d'accensione, un cicalino, i tastini con i suoi pulsantini, un contenitore per quattro stilo, un cavo USB e un biadesivo. Caro amico, se anche tu fai parte di quella grande percentuale che guarda i miei video, ma non è iscritto, ti chiedo un piacere, iscriviti al mio canale, è gratis, non ti costa niente e a me fa piacere vedere un iscritto in più. Comincerò a saldare il condensatore elettrolitico da 10 microfarad che va qua, cioè più e meno sul PCB, il meno è quello con la gambetta corta. Va piegato in questo modo perché dovrà stare poi sotto nello zoccolo, non deve essere troppo alto, se no il chip poi non si riuscirà a mettere. Stessa cosa per il condensatore ceramico che va inserito qua e che poi appiattirò in questa maniera. Essendo un PCB a doppia faccia, questi componenti li posso saldare facilmente anche dal lato superiore. Così. La resistenza è solo una, da 1 kilo ohm, 1000 ohm, va messa qua, non si può sbagliare essendo solo una. E già che ci sono, anche il transistor è solo uno, va qua, va nel verso giusto. Vedete che comunque da una parte è piatto il transistor, anche sul PCB, sulla serigrafia è riportato questo segno, quindi basterà seguire la forma in questo modo. Lo speaker anche lui ha un verso di inserzione, ma come potete vedere il più che riportato sulla serigrafia è riportato anche sullo chassis, quindi basterà metterlo in questo modo. Il connettore USB pure lui può andare su solo in una maniera, quindi non si può sbagliare. Il pulsantino d'alimentazione va su in due maniere, ma una vale l'altra. Lo zoccolo del chip anche lui va messo in un certo modo. Se vedete qua sulla serigrafia, vedete che c'è una conchetta e se guardiamo sullo zoccolo è riportata anche qua, quindi va messo così. Ho dovuto piegare il condensatore nell'altra direzione perché sennò di lì toccava. E ora procedo alla saldatura di tutti i piedini dello zoccolo. Ed ecco lo zoccolo saldato. Ora c'è da saldare i tastini, anche loro possono andare su in due maniere, ma è uguale. Una volta posizionati, andrò a saldare anche loro. Il primo display, anche lui non si può mettere in maniera diversa, sbagliata, perché vedete che ha comunque i punti, quindi basta seguire la serigrafia e va messo così. Un consiglio per quando andate a saldare i display, dato che è a doppia faccia, se voi continuate a buttarci stagno, cola sotto ed esce dall'altra parte, quindi dovete metterne proprio una goccina poco poco e fermarvi subito, perché magari vi sembra che non basti, ne andate a mettere di più, ma esce sotto e uscendo va a toccare magari il piedino a lato. Per montare nel verso giusto questi display,
dovrete vedere dove c'è la scritta. Vedete che anche sul PCB c'è la scritta, quindi dovrete farla combaciare in questo modo. Vedete, c'è la scritta qua sul lato del display e anche qua sul PCB. Stesso discorso di prima, mi raccomando, poco stagno. È il momento di inserire il chip sullo zoccolo, ma prima di farlo voglio parlarvi un po' di lui. Questo chip è una specie di computer miniaturizzato. Ha un suo processore, una sua RAM e una sua ROM, che è una memorietta dove risiede un programma. Vengono programmati tramite un computer. Infatti qua c'è dentro proprio il programmino per fare questo gioco, che è il Tetris più altri vari giochini. Però in effetti questo processore può essere usato per fare molte altre cose. Infatti è un tipo di processore molto utilizzato. Ora andrò a inserirlo e vediamo cosa succede. Va inserito nel verso giusto, infatti come lo zoccolo ha la sua tacchettina da un lato, che abbiamo sullo zoccolo e sul PCB, quindi va messo in questo modo. Ed eccolo inserito sul suo zoccolo. L'ho collegato all'alimentazione, guardate qua, funziona! All'interno 3 o 4 giochi, tipo una specie di Space Invaders, poi penso che abbia lo Snake, vabbè, il Tetris. Poi da qua possiamo aumentare o diminuire la luminosità del display e qua possiamo attivare o disattivare il suono. Se il suono dovesse darvi troppo fastidio, però non volete disattivarlo, vi basterà mettere un pezzettino di nastro isolante qua sul cicalino. Io adesso non lo faccio perché vedrò dopo, quando sarà chiuso nel suo case, quanto si sentirà. Volendo farlo andare con le batterie, dobbiamo collegare i fili qua, il rosso e il nero qua. Io adesso non vado a saldare il pacco batterie perché non mi interessa. E ora è il momento di montare il case. Vado per prima cosa però a rimuovere tutte le pellicole. Stavo dimenticando i tastini, questi vanno a incastro, quindi è semplice montarli. E l'ultimo, quello più piccino, qua. Ora nella parte inferiore devo mettere questi affarini qua di ottone in questa maniera. E sotto va messo il dadino per bloccarlo. Una volta messi questi, possiamo posizionare il circuito stampato e mettere le vitine per bloccarlo. Ops. E la terza qua. Ora le parti laterali, state attenti a questa che ha il solco per la porta USB, quindi va di qua in questa maniera. Una volta messe le parti laterali, l'ultima parte è quella superiore. Ora non resta che mettere queste vitine più lunghe e fissare con relativo dadino. Se andate a stringere con una pinza, mi raccomando, state attenti perché comunque è plastica, quindi se andate a stringere troppo rischiate di fare un pasticcio, di romperla. Ed eccolo qui funzionante. Abbiamo il primo gioco, che è il classico 3 Tetris, con anche la musichetta. Adesso a voi sembra che i LED lampeggino, ma è solo l'effetto della telecamera. Ad occhio nudo non si vede questo lampeggio. Questo contatore mi dice quante linee ho completato, quindi il punteggio. È bellissimo, funziona da Dio. Proviamo il secondo gioco. Ah, è Snake. Come quello che c'era sui vecchi telefoni Nokia. Niente, ogni pallina che mangia il nostro serpente o vermicello, chiamiamolo come vogliamo, si allunga sempre di più. E dobbiamo cercare, primo, di non farlo andare a sbattere contro i muri, e secondo, di non fargli mangiare la coda. Terzo gioco. Una corsa di macchine. Posso anche accelerare? No, forse accelerare in automatico. Vabbè, bisogna evitare le auto che arrivano. Probabilmente poi aumenterà molto di velocità man mano che, ecco, sta già aumentando, mi sa. Quarto gioco è una specie di Space Invaders.
Prendono gli affarini e bisogna spararli, insomma, per non dobbiamo farli arrivare a terra. E anche qua, probabilmente, poi man mano la velocità aumenterà. Pensate che quando io ero piccolo, dei videogiochi tipo questo, anzi un po' più semplificati, perché in realtà avevano un gioco per ogni mini console, costavano tantissimo e infatti non in tanti li avevamo, mentre adesso finalmente sono riuscito a costruirmene uno io da solo e vi assicuro che è una bella soddisfazione.